Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo in Umbria, più precisamente a Pantalla, Perugia, ospiti dell'azienda agricola Top Melon, per parlarvi di Lucens, la varietà che vedete alle mie spalle, introdotta da Semnis l'anno scorso e che fin da subito si è affermata come varietà di riferimento per i trapianti precocissimi, nello specifico per i cicli da 60-65 giorni. Lucens si caratterizza per avere una genetica semitropicale, il che ci consente di effettuare i trapianti in piena estate, che per l'area centro, in relazione all'areale di coltivazione, vanno da fine giugno fino a tutto luglio, mantenendo inalterato il proprio ciclo vegetativo, quindi di 60-65 giorni. In questo modo possiamo iniziare a raccogliere cavolfiore, nello specifico Lucens, a partire dai primi giorni di settembre, come il campo in cui ci troviamo. Lucens, come vedete alle mie spalle, si caratterizza per una pianta rustica, sana, di media vigoria e con una copertura fogliare semicoperta, il che facilita in maniera importante l'operazione di raccolta perché i corimbi sono di facile individuazione e di conseguenza permette una più facile lavorazione del prodotto e di conseguenza di confezionamento. Passando alla disamina del corimbo, possiamo notare che il colore è bianco lucido, brillante e perdura dalla raccolta sino all'arrivo sullo scaffale. Questa è una caratteristica particolarmente apprezzata dalle aziende che coltivano Lucens. Salve, sono Luca, uno dei tecnici dell'azienda Top Melon. La nostra azienda è ormai produttrice di cavoli da diversi anni e un prodotto che ci ha lasciato particolarmente soddisfatti l'anno scorso è stato il Lucens, una varietà di cavolo bianco precocissimo prodotta dalla ditta Semnis. Il Lucens ci consente di entrare con trapianti di fine giugno, inizio luglio e di arrivare a settembre con un prodotto di eccellente qualità, che a differenza delle altre varietà non tende a macchiare a causa del sole cocente dei nostri stalli. Lucens nello specifico, ma molte varietà Curtivex, sono di genetica semitropicale, cioè si prestano ad essere trapiantate nel periodo più caldo dell'anno e con i loro cicli corti sono raccolte anch'esse nel periodo estivo o di fine estate, cioè non hanno bisogno o parzialmente bisogno di vernalizzazione.